Ciao ragazzi, siamo a Parigi all'evento di presentazione di Final Fantasy Type Zero, titolo della saga Final Fantasy che finalmente arriverà anche in Occidente e arriverà sulle console di nuova generazione. Il titolo risale al 2011, era uscito su PlayStation Portable, era un titolo portatile e sfortunatamente arrivò soltanto in Giappone. Ci trovavamo nell'era finale di PlayStation Portable, c'erano dei problemi di distribuzione, quindi praticamente il titolo non fu localizzato, restò lì nel limbo dei giapponesi, non lo vedemo mai qui in Europa. Finalmente il gioco è stato tradotto, è stato compiuto un lavoro di svecchiamento della grafica e arriverà, come dicevo, soltanto sulle console next gen, quindi solo su PlayStation 4 e Xbox One. È stata compiuta una scelta precisa di non portare il gioco su PlayStation Vita e di non portarlo sulle console di vecchia generazione. Non arriverà su PlayStation Vita perché gli sviluppatori ci hanno spiegato che il titolo è già uscito in Giappone su una console portatile, quindi non avrebbe avuto senso per loro riproporlo nuovamente anche sul mercato giapponese in versione portatile. Mentre per quanto riguarda le console di vecchia generazione, attualmente il team al lavoro su Type Zero sta anche lavorando a Final Fantasy XV, quindi sta lavorando anche su Final Fantasy XV, di conseguenza sta lavorando ad un progetto che ha a che fare con le nuove console e pertanto per loro era molto più semplice continuare a lavorare sulle console di nuova generazione. Diciamo subito che da un punto di vista grafico si nota il passaggio da PlayStation Portable alle console di nuova generazione, insomma non aspettatevi miracoli, è stato certamente compiuto un lavoro per rendere la grafica molto più gradevole, possiamo dire che il character design è stato migliorato parecchio, così come sono stati migliorati gli ambienti, ci sono più effetti, in generale il titolo non sembra del 2011, però al contempo non si può certo parlare di un gioco completamente next gen. Per quanto riguarda il gameplay, invece, il gameplay è rimasto fedele a quello visto qualche anno fa. Ed è un gameplay molto buono, è un titolo action, fortemente incentrato sulla componente action, non è assolutamente un RPG della serie Final Fantasy a cui siamo abituati e di conseguenza non aspettatevi un titolo principale della saga, ma fa comunque parte della Fabula Nova Crystallis in quanto è il secondo titolo di quella che doveva essere la trilogia, che poi è diventata una pentalogia con il 13-2 Lightning Returns. Comunque fa parte di questa saga, ritroverete lo stesso universo, ritroverete la stessa mitologia e, come dicevo, un gameplay virato verso l'azione. È un titolo davvero molto ma molto difficile, lo abbiamo provato qui in una lunga sessione di circa un'ora e alla fine della demo, che si è conclusa con un boss, abbiamo fatto il conteggio delle morti ed eravamo a 42 morti, quindi comunque è un titolo veramente impegnativo. Abbiamo chiesto agli sviluppatori se una tale difficoltà potrà essere compresa e apprezzata anche da un pubblico occidentale, naturalmente loro ci hanno detto che per poter apprezzare questo gioco è necessario apprenderlo, quindi sarà necessario un lungo lavoro di apprendimento e comunque un certo lavoro di grinding, se così vogliamo dire, perché comunque certi nemici sono davvero ostici da affrontare. Una caratteristica molto particolare di questo titolo è che i nemici, per essere sconfitti, devono essere affrontati in finestre temporali di attacco veramente molto ristrette. In breve, quando si combatte compaiono due diverse icone sui nemici, un'icona di colore giallo e un'icona di colore rosso. L'icona di colore giallo indica un punto di vulnerabilità nel nemico, quindi è necessario attivare l'attacco istantaneamente nello stesso momento in cui appare questa icona per riuscire a colpirlo. A volte addirittura è necessario studiare il pattern dei nemici e capire in che momento si presenterà l'icona, perché il titolo fa molto affidamento sugli attacchi dalla distanza, quindi gli attacchi dalla distanza richiedono del tempo per raggiungere il nemico e pertanto è necessario spesso anticipare le mosse dei nemici. L'icona rossa invece permette un'uccisione istantanea e si attiva normalmente quando il nemico si trova in difficoltà o quando comunque la sua barra energetica è ridotta al minimo. Anche in questo caso il tempismo è tutto. Nel boss, in particolare nel boss che abbiamo affrontato, era necessario studiarsi a menadito le mosse del nemico in modo tale da poterlo anticipare, quindi colpire, perché il nemico era invulnerabile agli attacchi normali. Era molto vulnerabile agli attacchi dalla distanza, ma per farlo appunto bisognava attendere le finestre temporali, quindi insomma è un gioco basato sul tempismo, il tutto con un timer che scorre che poi va a determinare il voto che si ottiene alla fine di ciascuna missione. Le missioni sono piuttosto brevi, possiamo parlare di una durata di circa mezz'ora per missione, perché comunque ricordiamo il titolo deriva da una console portatile, quindi comunque il gameplay è stato adattato di conseguenza. E una cosa che non ci ha convinto a tal proposito riguarda la telecamera. La telecamera purtroppo è
ancora fortemente legata alla telecamera vista su PlayStation Portable, quindi è veramente difficile da controllare. Anche lo stick analogico destro, che è stato sbloccato per aggiustare la vista, insomma, crea alcuni effetti che lasciano il giocatore spaesato. Da questo punto di vista c'è ancora tanto tanto da migliorare. Il titolo arriverà nella primavera del prossimo anno, quindi c'è ancora tempo per cambiare queste cose, ma per il momento qualche riserva su questi aspetti. Per quanto riguarda il gameplay invece molte certezze, ed è siamo davvero molto contenti, insomma, che questo titolo arriverà anche in Occidente. Quindi, se state aspettando anche voi questo capitolo della Fabula Nova Crystalis, che è rimasto sospeso in Giappone, insomma, a breve avrete pane per i vostri denti. Inoltre vi ricordo che all'interno del titolo troverete anche la possibilità di giocare alla demo di Final Fantasy XV, quindi insomma un'ottima occasione per scoprire anche il nuovo attesissimo capitolo della saga. Da Parigi è tutto, ci vediamo alla prossima.